carissimo e benvenuti in questo video del Vlogmas. Io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come appena detto il titolo e vista la copertina, in questo video vi andrò a dare alcuni consigli per scegliere le scuole superiori. Infatti so che, dato che è dicembre, molti di voi, almeno quelli in terza media, stanno facendo gli open day per scegliere poi a quale scuola superiore iscriversi a gennaio. So che non è una scelta affatto semplice, perché ci sono passata anch'io l'anno scorso, e per questo ho deciso di darvi alcuni consigli e di raccontarvi anche la mia esperienza, che non è chissà cosa, dato che faccio questa scuola da solo mezzo anno. Ci sono persone che la fanno da più anni che possono raccontarvelo molto meglio di me, però comunque ve la dirò anch'io. Ho questa vocina un po' tipo così strana, cioè almeno io la sento strana dalle mie orecchie, non so se voi la percepirete, però comunque è perché semplicemente sto ancora uscendo dall'influenza e quindi ho ancora la tosse e il raffreddore, il naso chiuso, però comunque ho deciso di registrare, perché sono stata 5 giorni senza registrare e in 5 giorni infatti non sono usciti i vlog, ma se mi dispiace un sacco come cosa, perché se ho cominciato, diciamo che voglio finirli e nulla, però sono stata male e non ce l'ho fatta a registrare. Inerente al video invece, ho scritto qui una lista di consigli ieri a luna di notte, quindi apprezzate l'impegno, perché cioè veramente mi ci sono impegnata, e direi subito di iniziare. Il primo consiglio che vi voglio dare è quello di scegliere di vedere bene le materie che vi piacciono o che non vi piacciono. Per esempio, cercate di escludere magari le materie umanistiche se non vi piacciono, oppure escludete quelle scientifiche se preferite quelle umanistiche, come per esempio storia, perché per esempio se voi vedete che preferite matematica, è inutile andare a fare un liceo classico dove si studia prevalentemente italiano, storia e tutte queste materie, diciamo, un po' più umanistiche. Mentre se a voi piace di più storia, è inutile che vada a fare lo scientifico, dove per carità si fanno anche queste materie, soltanto che magari se vi interessano di più al classico si fanno più approfonditamente, come allo scientifico si fa più approfonditamente matematica. Prenderò per quasi tutto gli classici esempi classico e scientifico, perché sono le cose totalmente opposte. Il secondo consiglio che vi voglio dare è: capite bene se volete fare un liceo dove si fa per lo più teoria, un istituto tecnico dove si fanno un misto di pratica e teoria, cioè si fa la teoria e poi questa teoria viene applicata alla pratica, oppure un istituto professionale che, come dice il nome, vi avvia direttamente a una professione, quindi si fa direttamente pratica, cioè non direttamente, si fa per la maggior parte del tempo pratica. Il terzo consiglio che vi voglio dare è quello di ascoltare bene gli open day durante le lezioni scolastiche, perché cioè penso si faccia un po' in tutto le scuole, se cioè diciamo che arrivati in terza media vi fanno fare delle giornate, degli open day tutte le scuole, e secondo me è una cosa strautile, perché diciamo che vi mostrano un po' il panorama generale, anche le varie ramificazioni e specificazioni, e lì da voi potete andare un po' a vedere quali vi interessa di più, ecco. Da noi per esempio erano venuti un sacco di scuole che magari erano anche simili, cioè era venuto sia lo scientifico per esempio del paese dove abito io, sia quello di un altro paese, che sono entrambi scientifico, però avevano delle caratteristiche diverse, quindi mi raccomando, ascoltate bene gli open day, cioè i professori delle varie scuole, gli studenti che vi vengono a parlare, perché spesso vi danno dei consigli utili e vi danno delle caratteristiche, vi dicono delle caratteristiche sulle scuole che magari non sapevate. Quarto consiglio è quello di restringere al massimo le opzioni, anche magari con l'aiuto dei genitori, perché sicuramente quando farete gli open day vi diranno un sacco di, come si chiamano, di volantini, diciamo, con tutte queste scuole. A me ne avevano dati una quantità esagerata, vi giuro, tornavo a casa ogni giorno con 10 di questi foglietti di scuole, e ovviamente io non ne capivo nulla, perché ok, ascoltavo gli open day, però non ci capivo niente, quindi diciamo che chiedevo ai miei genitori e loro mi hanno consigliato meglio, mi hanno aiutato a capire le varie materie che magari io non conoscevo, perché se leggo diritto non so cosa si fa a diritto, quindi mi raccomando, chiedete e fatevi aiutare, perché da soli è impossibile. E quello dico appunto di restringere al massimo le vostre opzioni, cioè cercate di arrivare magari ad avere 2-3 opzioni massimo e non 5-6, perché altrimenti non ne uscirete vivi. Quinto consiglio, siamo al quinto? Boh, non lo so, il quinto consiglio penso è quello di andare a fare gli open day delle scuole a cui siete arrivati, diciamo, perché se avete escluso tutte le altre scuole, siete rimasti con 2-3 scuole, potete andare tranquillamente a fare gli open day a quelle 3 scuole, così almeno vi togliete i dubbi di escludere le 2 arrivando magari a una, oppure potete escluderne una arrivando a quella che volete scegliere. Insomma, vi consiglio di andare a fare l'open day delle scuole delle varie scelte che avete. Il settimo è quello di guardare anche il consiglio dei prof. Infatti sicuramente a fine anno, no, non è vero, non a fine anno, beh,
a fine anno, proprio non scolastico, proprio verso dicembre, mi arriverà una comunicazione, a me è arrivata sul registro elettronico, che ho scritto il liceo che secondo loro fa per voi. Questo non vuol dire assolutamente che voi dovete scegliere per forza il liceo che vi dicono i vostri prof, ma se siete in difficoltà oppure se siete indecisi, cioè se magari avete preso la vostra scelta, però non siete del tutto sicuri, potete usarlo come affermazione. Non lo so come si dice. Comunque, per esempio, a me avevano consigliato il liceo Scienze Applicate, che era quello che volevo fare io, quindi diciamo che mi hanno dato soltanto un po' la conferma che quella era la scuola giusta per me. Però ma ad altri, che ne so, a una mia amica hanno detto anche a lei, hanno detto a lei di andare alla ragioneria, e lei no, assolutamente non gli piacevano le materie che stavano lì, e ha deciso di venire a fare con me lo scientifico Scienze Applicate, e alla fine si è trovata bene, quindi il consiglio dei prof non è per forza quello più giusto. Però se magari vi può aiutare, diciamo, tenetene conto. Prossimo consiglio è: guardate bene le materie che ha ogni singola scuola, perché se poi, diciamo, non vi piace qualche materia e poi dovete studiarla comunque per 5 anni, non è una cosa a vostro favore. Per esempio, io ho subito escluso tutte le scuole con delle materie che non mi piacevano. Infatti inizialmente ero indecisa, perché non lo sapesse, tra ragioneria e artistico, e però poi ho escluso la ragioneria perché c'era diritto, e ragazzi, io diritto non mi piace assolutamente, cioè in realtà non so neanche bene in realtà che cos'è, proprio no, non mi ispira per niente come materia, e ho deciso di non farla. E poi quando volevo fare, non mi ricordo che scuola, quando volevo fare l'artistico, l'ho eliminato perché diciamo che tra le materie c'era tanta storia dell'arte, e a me arte piace, anche la storia, ma non tanto, perché comunque io preferisco la pratica e la teoria bella, però si ferma al bella, diciamo, non è chissà cosa, quindi non mi piace troppo. Io ho deciso di escludere anche quella. Quindi mi raccomando, guardate bene le materie, anche quelle magari che dovete fare solo nel biennio o nel triennio, e informatevi bene prima di scegliere la scuola definitiva. Ricordatevi inoltre che si può cambiare scuola, perché cioè la scelta che fate non è per forza quella che della vostra vita, che vi segnerà per sempre. Ricordate che se poi non vi trovate bene potete sempre cambiare scuola, quindi state tranquilli al momento della scelta. Ad esempio, una mia compagna di classe ha scelto lo scientifico scienze applicate, però adesso si è resa conto che la matematica non è proprio ciò che fa per lei, e per lei fanno meglio le lingue, quindi l'anno prossimo cambierà e dallo scientifico andrà al linguistico. Adesso vi darò tre altri consigli che sono proprio quelli basilari e che però sono molto importanti, quindi ascoltateli bene, perché secondo me sono quelli più importanti di tutti. Il primo è: non scegliete mai le scuole che vi vogliono far scegliere i vostri nonni, genitori, parenti, zii, cugini, no. Perché magari è una scuola che per loro è andata bene e tutto, ma per voi non lo è. Quindi mi raccomando, non scegliete le scuole di genitori, amici, parenti che vi consigliano, perché vi dicono se non lo fai questo mi eludi. Assolutamente no. Se una scuola non vi piace, non fatela, perché poi dovete sopportarla per 5 anni e vi assicuro che non è bello. Per esempio, in classe mia ci sono delle persone che sono arrivate qui soltanto perché magari i genitori li hanno iscritti qui, perché secondo i genitori era la scuola più giusta per loro. E secondo me questa cosa non ha molto senso, perché ognuno sa le materie che gli piacciono, le proprie passioni, e quindi questo è un consiglio davvero importante che vi voglio dare. Il secondo è che si studia sempre e ovunque, quindi non pensate di andare a quelle scuole tipo vado lì così non studio. Si studia comunque, anche se andate all'agrario, non andate in queste scuole perché pensate di non studiare, perché si studia anche lì, e comunque sono materie anche quelle che dovete fare per 5 anni, quindi se la materia e la scuola non vi piacciono, e anche se farete solo pratica, le materie non vi piaceranno comunque e andrete comunque male, quindi vi consiglio piuttosto di scegliere una scuola che vi piace davvero e dove anche magari si studia, ma se le materie vi piacciono lo studio non sarà poi tanto pesante. L'ultimo consiglio che vi voglio dare è quello di non andare nelle scuole soltanto perché ci vanno i vostri amici e i cugini. No, non funziona. Cioè, se magari a una vostra amica piace matematica e va allo scientifico e a voi piace italiano, non è che dovete andare allo scientifico perché ci va la vostra amica o amico. E quindi niente, questi erano i miei consigli. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è stato utile, se avete già scelto fatemi sapere in che scuola andrete. E nulla, detto ciò, questo video termina qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!